presente si ritratta e invece abbiamo visto nel corso di queste indagini che in realtà erano tali, ma che aveva rapporti diretti con elite dell'Andrangheta di Isola Capo Rizzuto, di Crotone, e nel corso di questa indagine fatta molto bene dai carabinieri di Crotone, diciamo che l'antico da Sila, venivano poi questi soldi versati nella bacinetta, quindi un locale di Andrangheta ben strutturato, ben organizzato, degli omicidi. Ma il motivo per cui noi oggi abbiamo fatto il fermo è perché avevano già le armi per come in fretta e furia a fare questo fermo. Nel corso di questo, ovviamente, di questo libro di congelatori, cioè ovviamente vecchi dismessi, pieni di armi sotterrati a disposizione dell'organizzazione. Io per ora mi fermo qui e lascio la parola. Realizzata con il coordinamento del distrettore antimafia di Catanzaro, perché ci consente di poter aver esercitato un contrasto efficace nel evitare la consorteria criminale, che in qualche modo in quel territorio riteneva di essere di poter operare indisturbata. Invece proprio qui capisco alla soppressione di Mona Massimo avvenuta 30 ottobre del 2018 e si va particolarmente difficile da gestire. È importante appunto il livello di operazioni effettuate sul piano probatorio, perché tra altre cose siamo riusciti a documentare anche il livello altissimo di dissimulazione che hanno posto in essere l'invernale e il periodo estivo. Dei contatti, la rete di contatti che aveva tessuto e che manteneva questa articolazione nel locale di Via Policastro con organizzazioni vicine e importanti, altrettanto importanti, grazie non so, le procedure liturgiche per questi riti di protezione. È un'operazione importante perché sì, buongiorno a tutti. Sono incamminato diciamo, una delle famiglie di 'ndrangheta più potenti del territorio di Via Policastro. È stata un'attività di indagine portata a termine sinergicamente con i miei uomini, con gli uomini della compagnia di Via Policastro e con i colleghi del comando provinciale di Crotone. E come diceva precedentemente il comandante provinciale, è stata un'operazione importante perché ha potuto affermare che abbiamo con questa importante attività testimoniato l'influenza dell'Andrangheta, nel breve termine di portare a termine altre attività che possano ancora di più mettere in difficoltà le famiglie di 'ndrangheta nel territorio, e su questo siamo abbastanza fiduciosi. C'è un rapporto. Naturalmente l'indagine è stata coordinata dai colleghi Firleo, Guarascio e Mandorfino, di nuovo centrato diciamo la procura distrettuale sul circondario. Dopo già qualche mese e anche da qualche anno era stato oggetto già di azioni investitrici importanti e sostanzialmente per come risulta dalle indagini delle eccellenti investigative che sono stati raccolti, che sono stati effettuati, il Vona si è da fare i colpevoli, salvo però non rendersi conto che si è sostanzialmente rivolto alle persone sbagliate, che si è sostanzialmente rivolto proprio alle persone che da tempo coltivano queste trame e te le aiutate a ripresentare di potervi portare al cospetto degli autori di questo incendio. C'è poi un altro episodio, un'altra causale, un'altra motivazione, era sostanzialmente, comunque questo fa parte poi di